era la casa di un ricco fornaio, probabilmente in fase di ristrutturazione. Non ci sono dubbi sull'agiatezza del proprietario, considerata l'ampiezza della domus, la sola di cui a Pompei si sia conservato il secondo piano, ed ammirati i tanti affreschi alle pareti. Proprio da quello ritrovato nella sala da pranzo con due amanti castamente a convivio, la casa prende il nome. Qui qualcuno scrive amantes ut apes vitam mellitam exigunt, cioè gli amanti come le api vivono una vita dolce come il miele, e qualcun altro sotto con un'altra grafia scrive velle, magari. Portata alla luce nel 1933 e fortemente danneggiata dal terremoto dell'Irpinia, riapre al pubblico per la prima volta dopo 40 anni la Casa degli Amanti, gioiello unico del sito archeologico campano di Pompei. Fine dei lavori di messa in sicurezza, avviati 5 anni fa con il cosiddetto Grande Progetto, finanziato per la maggior parte con fondi europei, e l'apertura di 3 nuove domus appena restaurati, la Casa della Nave Europa e la Casa del Frutteto. Con i suoi cubicoli floreali, uno dei più alti esempi di pittura da giardino rinvenuti nella città.